E io credo che sul 41 bis il dibattito che dovremmo fare è sì un dibattito storico, ma è un dibattito che dovrebbe renderci orgogliosi della politica. Perché vedete, è stata la politica a sconfiggere la mafia. Non è vero come ci hanno raccontato per 30 anni che la politica era schiava della mafia. Certo, ci saranno state responsabilità di singoli, ma la politica con il ministro Martinazzoli che costruisce l'aula bunker per Giovanni Falcone quando egli gli chiede di fare il più grande processo della storia penale del paese, è la politica che ha vinto in quel passaggio. E quando taluni magistrati e correnti giudiziarie attaccano il ministro, attaccano il giudice Falcone, è il ministro della Repubblica Martelli che lo chiama a Roma, dandogli la possibilità di essere in prima linea nel combattere la mafia. E quando Falcone viene ucciso dalla mafia, in quel momento lì, è lì che nasce il 41 bis per tentare di distruggere la mafia, cosa che sta avvenendo. Alla faccia di tutti quelli che ci raccontano che ci sono state più o meno fantasiose trattative che vengono smentite dalla Cassazione e che permettono a qualche ex magistrato di fare carriera e di entrare in questo Parlamento, ma che non corrispondono alla realtà dei fatti. È stata la politica con i propri rappresentanti a fare la legislazione speciale, e questo va spiegato a chi ancora continua a non capirlo. Volete cambiare il 41 bis? Ditelo. Io sono contrario. Sono contrario in questo momento e sono contrario, ma rispetterò l'opinione di chi lo vuole cambiare. Ma il 41 bis è stata la grande vittoria della politica contro la criminalità organizzata. Senatore Scarpinato. Ci vuole una bella faccia tosta come quella del senatore Renzi per qualificare il 41 bis come una vittoria della politica. Solo chi non conosce la storia di questo paese ignora. Mi faccia parlare, è il mio turno. Senatore Scarpinato, non si è avvertito da qui nessun disturbo. Senatore Gasparri, la prego di rivolgersi alla Presidenza e attraverso la Presidenza, se vuole, agli altri colleghi. Magari usando, se ritiene, un linguaggio consono. Grazie. Spero che potrò recuperare questi secondi. Il senatore Renzi ignora che la legge che introdusse il 41 bis è una legge sporca di sangue, perché è una legge che fu introdotta esclusivamente con il sangue versato da Paolo Borsellino e dai 5 agenti della scorta trucidati nella strage di Via D'Amelio e della indignazione popolare che ne seguì, che costrinse un Parlamento riottoso che non voleva approvare il 41 bis, definendo forcaiolo e giustizialisti che lo proponevano, a approvare il 41 bis. Quindi non fu una vittoria della politica, ma fu una vittoria dello Stato, della società civile e di tutti quanti si resero in quel momento conto che non si poteva. È una legge sporca di sangue e non si può definire una vittoria della politica.